start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cosmo Tier, un gioco uscito da pochissimo su Steam. Il suo prezzo è 17,99 scontato, il suo prezzo intero sarebbe 19,99. Iniziamo subito con la domanda più complicata: li vale? Beh, guardando le recensioni estremamente positive, direi di sì. Voglio iniziarlo insieme a voi. Il gioco è ampiamente moddabile, anche la componente multiplayer, quindi potete giocarlo insieme ad altri amici. Lo iniziamo con la modalità, c'è la creativa o la carriera. Lo iniziamo con la carriera, con la difficoltà subito quella oltre, diciamo, l'invulnerabilità, quindi non troppo difficile, anzi direi persino facile. E la difficoltà a livello economico, io faccio builder, in modo che qua possiamo settare la dimensione della galassia, che al momento è solo standard. Qua gli potete dare o il seed della galassia, oppure se gli dite che volete, odiate l'esplorazione, quindi vi sblocca già tutte le icone sulla mappa. E invece se odiate fare il recupero di materiali o il mining, vi dà già automaticamente i materiali delle navi che distruggete. Comunque, in sintesi, ve lo faccio vedere, vi spiego un attimino come funziona e poi saprete voi, saprete valutare se è il gioco che fa o meno per voi. Allora, iniziamo subito col parlare del fatto che la nave è questa, ed è bellissimo perché all'interno, semplicemente sull'occhio, vedete l'interno, vedete qua si vede il cockpit di pilotaggio e tutta la sua struttura. Stessa cosa si vede qui, qualcosina, si vede il reattore, e infatti, vediamo. All'interno abbiamo delle persone, abbiamo 6 crew, definite le maglie rosse, un po' alla Star Trek, insomma. Potremmo creare dei nuovi ruoli e dare delle priorità, ma questa è una fase molto avanzata, quindi io eliminerò il ruolo. Al momento sono, sì, maglie rosse, insomma, così, è quello che avete all'inizio. Questi sono i nomi delle persone che avete a bordo e potete averne in base a quanti letti avete. In questo caso noi abbiamo la... Sto continuando a sbagliare tasto, mannaggia me. Riattivo. In base alla crew quarter, quindi praticamente avete i letti che vi danno 6 posti. La nave è composta di corridoi e stanze, ma come prima cosa vi faccio vedere che cliccando con il destro la nave si muove. Quindi potete muoverla, potete andare vicino alla stazione, potete premere questo tasto che è quello delle comunicazioni e andare a comunicare con tutte le navi o le stazioni vicine a voi. In questo caso potete comunicare e vi fa vedere le missioni. Le missioni hanno un livello e vi danno la ricompensa ovviamente. Sono missioni di questo tipo, sono conflitti tra fazioni, sono missioni di invio merci, di esplorazione. Qua avete la possibilità di comprare, assumere o meglio, la vostra crew, ma come dice che ne ho 6, ma non ho letti abbastanza perché ho 6 e 6 letti per quelli che ho a bordo. Li vedete che sono tutti di livello 0. Questi qui non li posso prendere perché? Perché qua in alto a destra vedete i soldi che possediamo e la fama. Più completiamo missioni e più la fama sale e più abbiamo la possibilità di assumere questa gente. Tra l'altro la tassa di assunzione è inversamente proporzionale alla nostra fama, nel senso che noi se dovessimo salire di fama la tassa di assunzione, la fee, sarà inferiore. Qua abbiamo modo invece di comprare o di vendere merci, dall'Hyperium, le munizioni, parti di missile, parti di mine, steel, le coil, le bobine, sono tutte componenti che ci servono anche per la riparazione della nave. Mentre invece qua in fondo possiamo acquistare dei progetti, perché noi possiamo costruire la nostra nave, ma non abbiamo tutto subito e quindi dobbiamo andare a costruirla, a sbloccare appunto le sue componenti. Qua possiamo colorare, ma non mi interessa. E invece questa è la parte più interessante, la metto in pausa. Potete muovervi con Buzzed e zoomare e poi ruotare anche la visuale volendo con QED. Allora, praticamente qua potete costruire il corridoio e le porte e di base invece tutti questi. Qua adesso vediamo, c'è una persona che sta pilotando questa parte, diciamo, di cannoni. Questo, quest'altro, qualcuno che sta pilotando, gli altri vagano, vedete che stanno portando energia al reattore, celle di energia al reattore.
sono sempre comunque in movimento, le nostre crew portano anche le munizioni qua. Quando siamo in combattimento, ovviamente subiremo il danneggiamento della nave e di conseguenza anche la morte dei nostri, alla Faster Than Light in sintesi, morte del nostro equipaggio. Questo invece è l'airlock, è l'unico modo che hanno uno e uno di lasciare la nave ai nostri compagni. Il perché devono lasciare la nave, ve lo faccio vedere adesso. Allora, intanto sblocchiamo, salutiamo la nostra stazione e prendiamo una nave di un fuggitivo. Accetto. Abbiamo accettato la missione, dobbiamo eliminare Haywire. Allora, dovrebbe essere assegnato da qualche parte il nostro obiettivo. Non ho ancora ben capito dove lo trovo, però noi ci proviamo. Eccolo lì. Ho scelto la Model S che va, non va elettrica, perché ci sono due o tre tipi di navi all'inizio da scegliere. Ok, ci stiamo avvicinando intanto all'obiettivo, che credo sia lì, target area. Ok, andiamo e poi vi faccio vedere anche il combattimento. Non sarà un video lunghissimo perché alla fine è un gioco che voglio, diciamo, farvi vedere a grandi linee, ma poi sarete voi a godervelo, se il gioco vi piace ovviamente. Allora, siamo nella... Ok, qui c'è un contatto con qualcuno, non so se sia lui, quindi iniziamo a investigare. Quando entrerà alla portata, diciamo, del nostro raggio, dei sensori, saremo in grado di identificarlo. Intanto qua vedete che c'è del rame, qua possiamo scavare, ma non abbiamo il raggio minerario. Marigold non è lui. Possiamo chiamarlo. Marigold. È amichevole. No, hanno rifiutato la chiamata, che scortesi. Vabbè, continuiamo la zona, a esplorare la zona e vediamo se troviamo altro. Non abbiamo, come dicevo, raggio minerario, quindi no, non possiamo tecnicamente scavare. C'è lo zolfo. Ok, andiamo. Quando noi clicchiamo sul nemico, in automatico la nave entrerà in modalità di combattimento. E quando saremo a questo punto la nave sarà in vista, pronta per lo sparo. Stiamo iniziando a sparare. Al momento non abbiamo ancora in vista la nave, quindi stiamo subendo un po' di colpi, ma va bene. Quando abbiamo la nave sotto tiro, possiamo cliccare ulteriormente con il tasto destro e cliccare su una delle componenti da distruggere. Lì vedete che l'abbiamo distrutta, ora li attacchiamo anche quest'altro. Ok. Ora abbiamo la fortuna di essere incappati appunto nella portata di tiro della Marigold, quella che ci ha rifiutato la chiamata prima, che ci sta dando una mano. Comunque io voglio attaccargli anche i propulsori. Posso muoverli, ovviamente. Continuando a muovere la nave posso sparargli un po' più agevolmente. Tutto questo poi è influenzato anche da dove ho posizionato i cannoni, che al momento sono solo frontali, quindi non abbiamo modo di difenderci. In questo caso abbiamo distrutto la nave, abbiamo completato la nostra missione. Tuttavia, cliccando qui, vedete che abbiamo delle riparazioni da fare, perché la nave è danneggiata. Adesso io non vedo effettivamente dei danneggiamenti, però qui e qui è danneggiato. Abbiamo subito danni soprattutto di fronte, quindi posso cliccare ripara tutto e la nave viene in automatico riparata. Ma non è finita qui, perché cliccando su questo tasto possiamo mandare i nostri utenti. Vedete, prendono l'airlock e vanno all'esterno, lasciando solo il capitano a bordo, e intanto loro vanno, recuperano materiali e dissaldano parti, qualora trovassimo delle parti magari di scafo come queste, loro le dissaldano e ottengono materiali. E intanto qua in alto a destra avete visto i materiali che stanno portando a bordo, abbiamo un massimale di ogni tipo di materiale. E la cosa bella è che compaiono proprio fisicamente nella stiva. Abbiamo messo le bobine, queste sono le bobine, stiamo mettendo parti di metallo. Quindi questo vi apre un pochino il gioco, nel senso che potete decidere di uccidere, fare i cacciatori di taglie, rivendere i materiali, usare i materiali per voi stessi, decidere di fare la spola tra una stazione, un sistema e l'altro per recuperare, per trasportare materiali a vostro, senza necessariamente una missione, quindi fare del guadagno. Manca energia qui, non so cosa sia successo, abbiamo magari qualche parte mancante. Ok, abbiamo recuperato praticamente tutto,
possiamo tornare alla nostra stazione, che non mi ricordo più dove era. Qua, eccola qua, andiamola. Mi dava quel messaggio inquietante di energia, ma credo che fosse... Sì, era andato, si era spento perché non c'era più nessuno che portava le cariche. Devo ancora capire bene il discorso dell'inventario. Queste sono le risorse. Uranio arricchito, che è quello che ci serve per muovere la nave. Quindi quello sta finendo ed è quello che non hanno portato mentre erano fuori a scavare. Quindi dovrei creare magari anche la squadra minatori. Quindi la squadra pronta a... diciamo a... a scavare. Adesso io vorrei fare una modifica alla nave, giusto per farvi vedere un pochino come funziona. Parliamo alla nave e completiamo la quest, così prendiamo un po' di soldi e un po' di reputazione. Abbiamo preso un po' di soldi, 14 di reputazione. Ora la crew che possiamo assumere è sempre la stessa. No, ma voglio farvi vedere una cosa, voglio costruire la nave. Allora, in questo caso io voglio prendere... non abbiamo modo di mettere un altro corridoio, se non qua davanti, ma non mi piace. Prendiamo il corridoio e lo mettiamo qua, dalla sala macchine. E... vediamo se riusciamo a mettere qui il bunker. Queste sono due crew. Oppure fare i lungimiranti e metterne 4. E questo addirittura 6, scusate. Posso ruotarlo. Vedete che mi fa fare l'accesso solo da un lato, però. Ma lo possiamo mettere. Ok, in questo caso abbiamo creato quello che ci permette di andare a 12 uomini. Tuttavia, io vorrei fare una cosa di questo tipo. Io intanto confermo. Io chiamo la stazione perché voglio provare a fare una cosa. Io assumo della gente. Abbiamo sempre gente di basso livello. Forse Odema. Ne assumo... Vedete che aumenta l'assunzione. Allora, abbiamo assunto 2 persone nuove. Dobbiamo stare attenti a non andare via, perché loro escono dalla stazione. Vedete? Stanno uscendo e vengono da noi. Se noi partiamo, quelli lì restano lì e non arrivano mai da noi. Quindi adesso stanno arrivando, benvenuti a bordo. Avranno una maglia come gli altri, perché dobbiamo creare noi appunto le categorie, e io gli creerò la categoria di minatori. Adesso voglio richiamare la stazione di nuovo, perché voglio comprare il cannone da mining laser unlock 3000. Ok, l'abbiamo comprato tecnicamente, quindi andiamo a costruirlo. Allora, vediamo un po'. Guardate quanta roba c'è. Vi ricordo, il gioco tra l'altro ha anche una bella demo, bella ampia, quanto ho saputo. Vediamo un attimo. Tanto qua possiamo piazzarla senza troppi problemi di sbagliare, insomma. Allora. Proviamo a fare il corridoio qui, così. E il mining laser qui. No, ho sbagliato. Provo a metterlo così. Eccolo qua. Vediamo. Mannaggia, è asimmetrico. Neanche così posso piazzarlo. Così si può. È asimmetrico, c'è poco da fare. Mi spiace. Ok, ora abbiamo il laser asimmetrico. Eccolo qua. Vedete che stanno ampliando e ora abbiamo il mining laser. Solo che non so effettivamente se effettivamente mi servirà un qualcosa per minare. Perché qua abbiamo il mining laser, che è quello che abbiamo messo. Però altro non vedo. Quindi mining laser... boh, l'abbiamo costruito. Intanto andiamo a prendere un nuovo ruolo. Minatori sono gialli, ovviamente. Ok. Non so come aggiungerli.
Exhaust e metterli in un'altra categoria, customize. No, questo non lo so perché è la prima volta che lo faccio. Red shirt. Vabbè, non è un'urgenza. Ah, ok. Quelli che dormono qua sono dei crew. Ok, i due nuovi, sì, è la stessa cosa alla fine. Sono della gente gialla, quindi dovremmo averne un altro che non sta facendo quello, ma perché non c'è bisogno. Va bene, perfetto. Adesso andiamo a vedere se c'è qualcosa da minare, giusto così per concludere. Qua c'era forse qualcosa. Vediamo il laser. Potete accelerare il tempo. Vediamo se c'è qualcosa che è possibile minare con il nuovo laser. La nave è assolutamente qualcosa di inguardabile e probabilmente non sarà neanche il massimo livello di manovrabilità. Qua vedete che c'è... Poi ci sono anche i thruster multi, anche quelli fatti a T. Però ecco, in questo caso noi abbiamo quattro thruster che spingono in avanti, uno laterale e uno frontale in modo da poterci muovere, però la parte diciamo più dominante è quella della spinta frontale. C'è qualcosa che non va qua, infatti c'è un allarme rosso. Io devo fare attenzione a non mandare i minatori qui. No, forse ci lasciano in pace. Se io minassi... No, 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 fermo lì. Ah, ok, sta scavando. Sta scavando in modo molto scomodo, perché spara dal fondo. Però sta facendo quello che deve. Molto bello, bellissimo. Ovviamente stiamo scavando, ma dobbiamo mandare qualcuno a recuperare. Magari ci sarà un raggio traente da sbloccare andando avanti. Ma al momento... mi sa che l'abbiamo fatta un po' fuori dal vaso. Ecco, questo qua è lontanissimo. Allora, fate così. Andate a recuperarli. Questo è la recall crew, cioè dovesse arrivare qualcuno in emergenza, premiamo questo, tornano tutti alla nave. Infatti vedete che qua in alto a destra c'è sempre la minimappa concentrata sulla nostra nave quando ci allontaniamo, e ci viene detto che non c'è energia e soprattutto non c'è nessuno che spara. Quindi non siamo proprio messi benissimo come organizzazione. Avrei dovuto gestire meglio le priorità. Comunque, intanto stiamo caricando... rame che magari andiamo a vendere per rientrare un po' dei costi. Bellissimo come abbiamo ridotto l'asteroide. Vabbè, dai, basta, facciamoli tornare a bordo e torniamo alla nostra stazione, che magari ci compriamo anche le celle di uranio arricchito, perché non siamo messi proprio benissimo riguardo a risorse. Accelero un po' perché siamo pesanti e si vede. Ok, Heil. Ora vorremmo vendere. Si può vendere? Abbiamo raccolto il copper, 26 copper, quasi il massimo. Abbiamo guadagnato 1040, non è tantissimo, ma calcolando che è una nave piccolina ci può stare. Sono pagati molto di più. Ok, stiamo vendendo tutto. Ah, ok, pian piano sta vendendo tutto. È pagato molto di più il titanium, il carbon, ma il gold più di tutti. Gold e uranium. Ma l'uranium sarebbe bello raffinarlo, no? Adesso, no, fatemi vedere che voglio comprare
vedere quanto costa, soprattutto il 1000. 2000 costa. Cazzarola. Vabbè, lo compro. Ne abbiamo solo due. Non so in effetti quanto mi duri, però è bene così. Fammi vedere un attimo adesso come si chiama Cannon Ammo Missile Factory. Ah, qua produciamo i missili direttamente noi. Missili nucleari, fabbrica di mine, lo smelter per produrre l'acciaio, le barre d'acciaio così da produrle sulla nave, tri steel smelter, lo smelter di diamanti e l'arricchitore di uranio, costa 45.000, ma c'è un botto di roba. Calcoliamo che questo è solo la parte di ricerca, perché poi qua c'è tractor BN emitter, non l'abbiamo, eccolo qui, il raggio traente, che sarebbe comodo per non mandare fuori la gente, 10.000, sensor array per estendere i nostri sensori, e insomma, il gioco tra l'altro è in 0.2, quindi da quello che mi aveva detto, soprattutto uno di voi, Abominio, mi aveva detto la demo è fantastica, è grandissima. Calcoliamo che siamo alla 0.2 adesso come versione, quindi il gioco ne ha assolutamente da offrire. Adesso volevo farvi vedere per sicurezza la versione esatta. 0.20.5, quindi direi che siamo indietro, ma in realtà il gioco ha già contenuti, quindi è molto interessante, molto intrigante. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti come al solito, e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.